così vasta che non basta uno stato a definirla. È il paradiso delle specie vegetali e l'ultimo rifugio dei popoli incontaminati. È il polmone del mondo, ma più passa il tempo e più respira a fatica. Oggi, Today, vi porta in Amazzonia. Oggi, con i suoi 7 milioni di chilometri quadrati, l'Amazzonia ha una superficie pari a quella dell'Australia. La sola area boschiva ammonta a 5 milioni e mezzo, circa un quinto in più dell'estensione di tutta l'Unione Europea. Il 64% della foresta amazzonica è in Brasile, il 10% in Perù. Colombia, Bolivia e Venezuela ne hanno il 6% a testa. Il restante 7% è in altri 4 paesi confinanti. Oggi la foresta amazzonica è in costante diminuzione. Nel solo Brasile ha perso circa il 20% della sua superficie in meno di 50 anni e nel 2018 sono stati distrutti 8.000 km quadrati di boschi, un'area pari al Friuli Venezia Giulia. Il tasso annuale della deforestazione ha raggiunto il suo picco nel 1995 e nel 2004, con quasi 30.000 km quadrati persi in un anno. Poi è calato fino al 2012, ma nel 2013 è tornato purtroppo a crescere. Oggi l'Amazzonia racchiude al suo interno circa il 10% della biodiversità di tutto il mondo e un quinto dell'acqua dolce di tutto il pianeta. Circa 40.000 sono le specie vegetali presenti, 5.000 quelle animali. Notevole è anche la ricchezza di culture. Al confine tra Perù, Brasile e Bolivia vivono 305 diverse etnie, 70 delle quali sono tribù incontaminate, mai entrate in contatto con l'uomo contemporaneo. Oggi, 5 secoli dopo l'arrivo dei primi europei, le risorse dell'Amazzonia sono ancora nel mirino di interessi economici esterni. In passato si puntava all'oro, alla gomma e al legno. Le minacce di oggi sono il boom del petrolio, le ricerche di gas naturali e la creazione di latifondi per allevare il bestiame delle imprese agricole. Oggi vale la pena parlare di Amazzonia anche perché proprio in queste ore milioni di persone in tutto il mondo si stanno mobilitando per uno sciopero globale in difesa del clima. La copertina di Solen De Luca. Decine di migliaia di studenti in tutta Europa si sono radunati venerdì per chiedere un'azione concreta dei governi sui cambiamenti climatici. La manifestazione più imponente si è tenuta a Londra, ma altre si sono svolte a Parigi e molte città in Francia, Germania, Belgio, Svizzera, anche in Italia, dove già da diversi venerdì sono in atto le proteste degli studenti. In seguito all'invito di Greta Thunberg, studentessa svedese intervenuta alla COP24 a Davos, per il 15 marzo è previsto uno sciopero generale in tutta Europa degli studenti sul tema dei cambiamenti climatici. I mutamenti climatici che sono in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro paese. Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale. È il senso della sollecitazione pubblicamente sottoscritta nell'autunno scorso da alcuni capi di Stato europei. Tra agosto 2017 e luglio 2018, 7.900 chilometri quadrati di foresta, pari a 987.000 campi da calcio, sono stati disboscati, secondo i dati preliminari del Ministero dell'Ambiente basati su osservazioni satellitari. Un aumento del 13,7% rispetto all'anno precedente e la più grande area di foresta rimossa dal 2008. Jair Bolsonaro non perde tempo. Dopo l'investitura ufficiale, il presidente del Brasile ha subito firmato un provvedimento, ovvero aprire la foresta amazzonica allo sfruttamento agricolo e minerario e alle grandi dighe idroelettriche. In poche parole, l'ex militare di estrema destra ha tolto la gestione dei confini dei territori alle popolazioni indigene, affidandole alla ministra che rappresenta le lobby dei proprietari agricoli. A San Paolo ed in altre città del Brasile sono in corso proteste contro le politiche anti-indigene del nuovo presidente Bolsonaro. Una delle sue prime iniziative è stata quella di togliere agli indigeni la gestione dei confini dei loro territori, affidata alla Fondazione Nazionale dell'Indio, la FUNAI, per trasferirla alla ministra dell'Agricoltura, Teresa Cristina, leader della lobby parlamentare che rappresenta gli interessi dei latifondisti. Probabilmente i popoli originari dell'Amazzonia non sono mai stati tanto minacciati nei loro territori come lo sono ora. L'Amazzonia è una terra disputata su diversi fronti. Da una parte il neo-estrattivismo e la forte pressione da parte di grandi interessi economici. Dall'altra parte
L'Amazzonia, oltre ad essere una riserva di biodiversità, è anche una riserva culturale che deve essere preservata di fronte ai nuovi colonialismi. Ho deciso di convocare un'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione panamazzonica, che avrà luogo a Roma nel mese di ottobre 2019. Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per l'evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno anche a causa della crisi della foresta amazzonica, polmone di capitale importanza per il nostro pianeta.